Ciao ragazze, oggi vi preparo un Get Ready With Me, un mi preparo con voi. Non lo facevo da tempo, quindi ho detto vabbè dai, facciamolo così, chiacchiero un po' con voi, nel frattempo mi preparo. Sto ricostruendo un trucco, riproponendo un make-up che ho pubblicato su Instagram e una ragazza mi ha scritto se potevo farle il tutorial. Allora l'accontento subito, quindi per prima cosa inizio a correggere le imperfezioni. Quindi zoom un po'. Niente, nel frattempo, visto che già ci sono, volevo ringraziarvi perché nel canale siamo a 340 iscritti, mentre sulla pagina Facebook eravamo quasi a 2300, siamo di nuovo a 2222, quindi ho perso qualche fan, ma purtroppo è Facebook che ha queste regole. E niente, volevo proprio dirvi questo, che a 3000 nella pagina organizzerò un giveaway. Ovviamente il giveaway della pagina sarà molto 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 più piccolo rispetto a quello del canale. Diciamo che tolgo dei premi che avevo stabilito per il canale se il canale arrivava appunto a 500 iscritti. Visto che siamo ancora a 340, posso raccogliere qualcosa in più per la pagina e toglierlo per i 500. Però poi ovviamente rimedio per i 500 iscritti, qualcos'altro in più, vediamo cosa riesco a trovare. E quindi questo, io vi farò un giveaway. E l'unica cosa è appunto che dovete essere fan della pagina e ora poi vi dirò le regole una volta arrivati a quell'obiettivo. Quindi io spero che vi iscriverete nella pagina arrivando a 3000, così vi faccio il primo giveaway, perché ci tenevo, è un modo per ringraziarvi. Certo, mi piacerebbe ringraziare un po' tutte, però non posso, non ci arriverei mai, a meno che non fossi ricca, allora va bene, ma siccome non lo sono, niente, diciamo che quella ragazza che premierò è come se avessi premiato un po' tutte voi. E magari avrete più possibilità, ovviamente più cresciamo, più giveaway faccio. Il primo giveaway a 3000 fan nella pagina, il secondo poi vediamo. Bisogna vedere anche come interagite, anche questo, perché la pagina è parecchio ridotta. Quindi questo. Fra le altre cose vi faccio vedere vi faccio vedere anche l'acconciatura, molto semplice, l'ho fatta ieri per uscire. Mi è piaciuta, quasi quasi sperimento. Non so voi, ma io questi capelli li ho lavati ieri, ma oggi è come se non li avessi del tutto lavati. Quindi, boh. Non lo so, mi trovo un po' così con questi capelli, non so più che cosa utilizzare. Quindi, benissimo, iniziamo subito con i capelli. Prendiamo queste due ciocche di lato, dopo averli pettinati ovviamente, e ci facciamo una specie di ciuffettino qui di lato, come se fossimo un occhi-shy, un chihuahua. Forse il chihuahua, sì, il chihuahua pure può avere il codino. E iniziamo a legare questa ciocca di capelli, anche perché così è molto utile per il trucco, che non sbagliamo e non prendiamo i capelli che ci cadono davanti. Facciamo un po' di giri. Ok, così non cade e siamo a posto. Poi fissiamo e voilà. Vado a prendermi un azzurro qualunque di quelli che noi abbiamo a casa. Ovviamente io mi oriento in base al colore del golfino, quindi magari mescolo due colori. E vi stavo dicendo, ho fatto anche shopping in questi giorni e mi ero promesso di registrarvi un video haul di quello che ho comprato, tipo questo golfino azzurro. È un nuovo acquisto, sapete quanto io amo l'azzurro, quindi ne ho comprato un altro simile a quello che già avevo a casa. E lo so, le faccio queste cose della Benetton. È che però io sono un po' cioè non riesco a resistere quando compro qualcosa. Mi prometto di registrare le cose per farvele vedere, magari vi può interessare, comunque sono i video più visti al momento. E dico no, vabbè, devo fare un video haul così le ragazze vedono quello che ho comprato e magari posso dare consigli. Però cosa succede? Non so dire di no a quel maglioncino, lo devo mettere. E quindi mi dimentico di farvi il video haul e lo metto. Quindi appena posso, e mi ricordo di non fare la cretina come il solito, quindi non uso tutte le magliette che ho comprato, tutti i pantaloni che ho comprato, e vi faccio il video haul. Poi da una palettina
nera, cioè con i toni del nero, andiamo a prendere un po' di grigio scuro e un po' del nero e iniziamo a fare un po' di sfumature. Iniziamo dalla piega dell'occhio in modo che non sbagliamo e portiamo il colore in alto. E andiamo a sfumare poi il tutto. E quindi questo ci tenevo a farvi comunque vedere quello che ho comprato, anche perché così io posso dare consigli a voi, voi li potete dare a me. E vediamo un po', magari non so, vi possono piacere i miei gusti, non vi possono piacere, insomma, ci aiutiamo a vicenda. Quindi questo, sto aspettando anche delle collaborazioni, mi viene da ridere a pensare che ancora un'azienda che doveva collaborare con me da settembre del 2015. Ragazze, mi ha detto sì, accettiamo la collaborazione, dammi i tuoi dati, indirizzo, telefono, ti mandiamo i prodotti. Ok, aspetto, ancora sto aspettando. Non posso fare il nome dell'azienda perché comunque rispetto la privacy, rispetto tutte le altre cose, però non si fa così, cioè ci tenevo a quella collaborazione, una cosa che doveva arrivare molto bella, molto carina, che ho intenzione di mettere appunto nel giveaway del canale, ma niente. E quindi aspettiamo. Magari avevo pensato di ricontattarli, però il punto è che l'ultima volta che ho contattato questa azienda risale a novembre del 2015 e non mi hanno più risposto. Allora gli ho pensato, magari è fallita l'azienda perché anche sulla pagina Facebook non stanno pubblicando più nulla. O boh, non lo so. O hanno annullato le collaborazioni, non riesco a capire. Poi pare che abbia tutte le fortune io, le sfortune io per queste collaborazioni. Ne avevo un'altra ancora. Prima mi dicono sì, vogliono l'indirizzo, tutto il resto. E io comunque entusiasta della cosa, ho detto sì, dai, un'altra collaborazione. Poi però, se la ripensano e mi fa stare male sta cosa, cioè male, cioè ci resto male, perché alla fine vedo le altre ragazze che poi ricevono quella cosa, anche se passano mesi, e io no, la sto ancora aspettando, dai, magari ora arriva, cioè la cosa strana, cioè la cosa anzi che mi rassicura è che se fosse stata inviata la cosa, il pacco nella mia zona, sarei stata un po' turbata, avrei pensato, beh, se la sono fregati come spesso è accaduto. Però siccome la sto facendo mandare a casa di Francesco tutto quello che mi arriva e là non hanno mai fregato nulla, cioè so che adesso è proprio l'azienda che non me le manda le cose. E la cosa che mi fa pensare, mi dicono, hai un bellissimo canale, sì, gli iscritti ci sono, interagisci bene con loro, le visualizzazioni pure, però boh. Poi prendo un po' di bianco e con le dita lo stendo così sopra. Niente, poi avevo delle novità per il canale, per quanto riguarda il canale, siccome non, cioè, le aziende mi possono anche dire che interagisco bene con voi, solo che io non mi sento abbastanza così attiva con voi, quindi ho pensato di fare delle novità in questo canale, un po' come fa Nadia Tempest, no? Delle rubriche, cioè, Nadia, tutte ormai fanno delle rubriche, una rubrica solo per haul, una rubrica solo per acconciature, per ricette, insomma, per la qualunque cosa. E io ho pensato di aprire una rubrica con voi, proprio per parlare delle mie esperienze. E questa rubrica può essere, che ne so, la prima volta che ho avuto il ciclo, la prima volta che mi è caduto un dente, la prima volta che ho avuto un animale a casa. Insomma, la prima volta che ho litigato con la mia migliore amica, la prima volta che il primo giorno di scuola, queste cose qua. Comunque video chiacchiericci, anche perché ho deciso di aprirmi un po' con voi e insomma raccontarvi tutto, tutto. Cioè, quello che mi è successo da quando sono nata ora. Magari i dettagli li evitiamo, però. Comunque, giusto per parlare un po'. Anche perché sto facendo un sacco di video tag. Quindi riuscite a capire un po' chi sono, sia divertenti, quindi così tanto per ridere e scherzare, ma comunque anche video tag in cui potete conoscere un po' la persona. E oggi, appena finisco di registrare questo tutorial, riprendo un altro video tag, così mi alterno un po'. Cioè, mi è venuta l'ossessione di registrare tutti i video in un giorno quando ho un sacco di tempo libero, in modo che poi li gestisco durante la settimana. Mi piacerebbe anche pubblicare più video a settimana, in modo da avere sia più visibilità che anche per non trascurare troppo il canale. Cioè, ci sto male a stare una settimana senza pubblicare niente e tutti i video invece che si accumulano ovviamente nel tablet, nel telefonino e non li pubblico. Quindi non lo so, purtroppo la cosa è che non vengo visualizzata
abbastanza, quindi evito, ne pubblico una settimana. Quando magari avrò più visualizzazioni, ne pubblicherò di più. So che parlo troppo, ragazze, ma è un get ready with me, devo parlare e vi devo raccontare anche qualcosa. Non lo so, fatemi sapere anche se l'idea di avere una rubrica insieme, comunque parlare, sfogarci un po', vi possa interessare. Intanto le cose che dovevo dirvi ve le ho già dette, tipo il giveaway per la pagina. Ovviamente se mi seguite anche su Instagram, anche lì appena arriveremo a 500 iscritti, farò un altro giveaway. Ovviamente il tempo di raccogliere qualche soldino perché non ce la faccio, se no niente. Ovviamente per la pagina è una sciocchezza, ragazze. Cioè, non ve lo dico ora per non togliervi la curiosità, comunque deve rimanervi la sorpresa, effetto sorpresa, però prima dobbiamo arrivarci. Quindi vi lascio nell'info box i link della mia pagina di Instagram e del canale che ormai lo sapete. E un consiglio che voglio dare a tutte voi è che prima di truccarvi, o comunque le labbra, soprattutto in inverno, ma anche in estate, bisogna mettere il burro cacao sempre per avere dell'effetto più morbido del rossetto, ma anche evitare che le labbra un po' si screpolino. Anche se è finito, io continuo ad utilizzare questo burro cacao. Lo amo, è troppo buono, è dolce, mi piace. Poi è un colore che non colora, cioè è rosso, però non le labbra ve le lascia nude. Poi fissiamo la matita. E qui non devo parlare. E quindi davvero ci spero di farvi questo video haul. Lo potrei fare anche ora, solo che boh, non lo so, vediamo. È che non voglio caricare, cioè non voglio fare troppi video vestiti allo stesso modo, perché non vorrei pensare che la gente dice, vabbè, questo ogni giorno è questo uguale. No, è che proprio in quell'arco di tempo libero registro tutto quello che ho alle spalle. Ho cambiato rossetto, cioè su Instagram era uno un po' violetto, però qui ho messo questo qui perché non lo so, ho provato il trucco anche con questo rossetto. E mi piace molto, quindi non lo so, ditemi se vi piace pure così. Adesso vado a crearmi una piccola puntina di eyeliner, che poi molte volte arrivo a pensare, magari è la qualità del canale, cioè di come registro, di come edito, che magari non attira abbastanza iscritti per comunque stare insieme, però penso, vabbè, ne ho visti video peggio dei miei. Un trucchetto per fare l'eyeliner, una buona linea di eyeliner, ve la faccio vedere poi più avanti, quando mi decido a registrare un sacco di video, perché le idee piene, però non faccio un bel niente poi. Silenzio tombale ogni volta quando metto l'eyeliner. Le ma tutte ormai. Non lo so se avete dei suggerimenti per dei make-up, dei tutorial che magari avete visto nella cantante vostra preferita, da qualche attrice, da qualche parte, insomma, ditemelo, io poi provo a farli. Mettiamo un po' di mascara. Mi accorgo che perdo un sacco di tempo ogni volta che faccio un Get Ready With Me, però bisogna parlare quando li faccio. Anzi, sono diventata parecchio veloce nel truccarmi. Una volta ci stavo molto di più. Ma dipende, anche ora ci sto molto, dipende da che trucco voglio utilizzare, dalla pigrizia che ho, dalla creatività. Quindi è tutta una questione di tempo e di voglia, cioè di volontà. Ho anche terminato il mascara e lo dovrei ricomprare. Ora andiamo di blush.
Mi rendo conto, fra le altre cose, che il golfino sotto grigio che io non è che stia molto bene quella maglietta. Tra ragazzi, oggi fa un freddo, ieri ha piovuto da mattina a sera qui a Catania e io non so, noi catanesi siciliani non siamo poi così abituati tanto al clima freddo, siamo più sul sole. Quindi vedere poi qui che piove e fa tutto questo freddo, insomma, ci disordina un po' la vita, quindi ho detto no, basta, già ho un po' la voce bassa perché ho un po' di mal di gola. Ci manca solo 8 che prendo la febbre, quindi sto pazienza, mi vesto con un maglioncino sotto così e boh, ci sta. Me lo faccio bastare, cioè me lo faccio andare bene. Ragazzi, il trucco è terminato, nel frattempo poso il blush che si è rotto. Vabbè, lo poso dopo. Ok, e spero che questo Get Ready With Me vi possa piacere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo ora che vado a registrare un altro video. Un video tag. Ragazzi, spero veramente di farvi il video haul perché sarebbe il primo. E non lo so, sono emozionata. Quindi vi mando un grosso bacio al prossimo video. Ciao!